Ciao a tutti ragazzi, sono Ren e benvenuti nella 68esima puntata della serie. Oggi sono qui con Christian che non è in TeamSpeak, come vedete, ma è qui per motivi di microfono e per ora basta. Allora, come vedete, qui abbiamo il nostro 720 e il 724, li abbiamo riempiti di legna. Adesso andiamo a scaricarne uno mentre lui finisce di caricare l'altro. Quindi saliamo. Oh, guardate qui che bel pend. Ok, allora, sterzo, mettiamo su, accendiamo il variotronic. Ok, già a posto. Altro non ci deve essere. Ok, possiamo partire. Ce la prendiamo bella calma perché siamo belli carichi di legna e non vorrei ribaltarmi. Sapete che è già successo un paio di volte, non vorrei che succedesse di nuovo. Dai, Fend, tira, su. Guardate qua. Non ce la fa. Ma come? Dai, Fend, tira. Niente da fare. Mi fa scivolare indietro i tronchi e basta. Fend, mi stai un po' deludendo, Ma questo è il 724, sì. Perfetto. Allora, è stato fatto anche un cambio. Mi sto ribaltando. Aiuto, aiuto, gira. Ok. Cioè, io voglio proprio rischiare, si vede. È stato fatto un cambio, è stato venduto il 722, ma è stato tenuto il 720 e il 724 ed è stato comprato un 716 colorazione bianca, che adesso poi vi farò vedere. Vediamo di non distruggere tutto adesso qui da fuori, poi entriamo dentro e via. Perfetto, giù a manetta. Possiamo anche togliere gli HUD, mi sono aggiustato gli specchietti. Fatto tutto. Intanto qui Variotronic ci dice velocità e tutto. Teniamo d'occhio dietro. Perfetto. Allora, qui c'è il mio bel 724 che è il mio originale, gomme strette che adesso non ci servono, larghe come mi piacciono a me, griglia scura, poi magari cambierò idea, ma per adesso gomme strette. Mi stavo ribaltando. Gomme strette e griglia scura sono le cose che mi piacciono di più. Ok, allora abbiamo ricominciato a far legna perché volevamo finirla, finire la foresta. E quindi ok. Una cosa ragazzi, che come vedete, non so se voi lo notate o comunque magari non ci fate caso, e da quando abbiamo messo i fend non sappiamo se è per i fend o per cosa, comunque sembra che facciano aumentare il ping. Io non so cosa dire perché comunque sono belli. Adesso vedremo se davvero lo fanno aumentare, magari ne toglieremo uno. Comunque, per adesso facciamo conto di tenerli. Poi vedremo. Tanto lì abbiamo velocità, siamo in 30 all'ora, 28. Dai, Fend, tira su. Consumo che stranamente scende. Non si capisce bene che cosa combini farming, ma lo sappiamo che farming è un po'. E là abbiamo il cruise control, comunque avete visto il mese scorso circa la presentazione. Ok, come vedete è nuovo nuovo, 10 minuti, non so se in sessagesimali o cosa. No, non dirmi che non ce la fai. Tira, Fend, su. Dai, oh, ma c'è il caricatore? No, perfetto. Sono le 5. Sapete che non so se. No, non penso indichi l'orario reale. Perché, boh, potrebbe anche essere intorno a quell'ora nella realtà. Come vedete, il consumo là scende, poi sale a bomba, poi scende, poi risale. Boh, sinceramente non capisco molto com'è. Sarà cambio vario lì. Tramberie variano.
Qua ragazzi è cresciuta tutta quest'erba. E sinceramente non so come. Abbiamo ancora tutto, vero? No, qua adesso dobbiamo fare un disastro. Vediamo se riesco a ribaltarmi. No, ma sono riuscito a farne volare giù uno e neanche sul trigger. Perfetto, mi darei 10. Ok, ce l'ho fatta adesso. Allora, rimettiamo gli add e cerchiamo di fare un qualcosina di serio. Allora, sganciamo il carro. Sganciamo anche il dolly. Allora, passiamo la zavorra. Vediamo se riesco a buttarcela sotto. Ok, alzarla e a ribaltarlo. Ok, abbiamo penso una sola possibilità, perché se sbagliamo non riusciamo più a tirarlo su. E non ci ho pensato a sta cosa, sinceramente. Allora, vediamo se riesco a mettercelo lì sotto la minigonna. Sì, levati, se no non cade. Perfetto. Ok, primo carico di legna venduto. Come vedete, non so, magari voi avete tenuto d'occhio i soldi. Comunque dovrebbero essere saliti. Oh, ma non lo agganci sto dolly. No. Era compa... Ma dai! Tanto ragazzi, qui i friend, non ci avevo fatto caso. Ma sono da Formula 1 perché fanno i 35 all'ora in retromarcia. Non so, inversore, cosa, ma vanno ben ben spediti. Infatti a far legna, non dico che è un po' instabile, ma se si va indietro veloci. Non so se voi avete visto la puntata. Sì, sicuramente, sì, perché avevamo fatto cippato, niente, come non detto. Dai, 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 indietro, perfetto. Saremo sul fend e ritorniamo al bosco. Perfetto, no, comunque l'orario è reale, vedete 17.03. Ok, sì, ma boh, se devo dire la verità, non dico che mi hanno deluso in quanto motore, ma non sembra che tirino poi così tanto come trattori, eh. Ok, ora teniamo questa velocità, il joystick lo lasciamo fermo. Perfetto. Sì, come vedete, quando sono da solo, che non c'ho nessuno in TeamSpeak, non tendo a parlare sempre, perché comunque oramai sono abituato a stare in TeamSpeak, sto praticamente sempre in TeamSpeak, tranne adesso, vabbè, si è fermata, non è conclusa, è fermata la serie di WRC5, tranne lì, vabbè, lì facevo proprio silenzio perché dovevo ascoltare il navigatore. Se no, oramai qualsiasi video che faccio in genere, se non presentazione, che comunque parlo a manetta lì, sono abituato a farlo con altra gente. Perfetto. Detto questo, dovevo dire ancora una cosa. Ah sì, che faccio questo video perché comunque, da quanto ho capito, Christian ci teneva a fare un video dove c'era anche lui, che comunque l'ultima volta era ancora in Gamsting. Falciavamo, mi sembra di ricordare, per cui potete capire quanto tempo è passato. Boh, mi dispiace che adesso non l'abbiamo visto lavorare. Comunque, per chi non lo conoscesse, Christian è un mio iscritto che mi segue, che sicuramente vedrà questo video. Perfetto. Allora, ritorniamo là. Ok, ci siamo fatti un bel viaggetto. Dai, dai, Fendi, non mollare. Non mollare. Ma dai, ma anche qua molla. Sì, come moto, sì, intanto guardavo la velocità nel variotronic, ce l'ho lì. Come potenza, sinceramente, nulla di esaltante, ma vabbè, come trattore invece sì, ovviamente. Infatti, se vi serve un trattore potente, tipo dovete prendere un mettete conto cosa sta succedendo, intorno al 240-250 cavalli, io vi consiglio qualsiasi altra mod in quanto a potenza. Se poi in quanto a estetica e cose del genere, niente da dire.
Ok, penso che qui possa andare bene, ma sapete cosa vi dico? Io mi metto di qua. Almeno siamo belli che tranquilli. Così. E mi ci metto dietro. Sono molto indeciso. Ok, uso davanti il ceppo. Perfetto. Mettiamo questo qui. Adesso sganciamo il carro. No, aspetta, mi sono dimenticato di fare quello che faccio sempre, ovvero tirare giù il volante. E adesso ho preso l'abitudine di tirare giù il volante. Cioè, la porta sta chiusa, vabbè. Sì. Perfetto, sganciamo il carro, tutto, poi lo spostiamo con 724, scendiamo anche qui il variotronic, non dall'ok possibilmente, ok, perfetto. Agganciamo, accendiamo e abbassiamo, no, vabbè, abbassarlo lo comandiamo col mouse, vero? Sì, per cui possiamo anche farne a meno di abbassarlo. Ok, per fortuna che siamo comunque abbastanza alti e riusciamo a passarci sotto i ceppi. Perfetto, intanto c'è il nostro operaio. Che ogni tanto, ragazzi, voi adesso lo vedete solo adesso, ma ogni tanto lui viene, che in genere non sta troppo, per cui in genere non faccio una puntata perché sta verso 10 minuti, un quarto d'ora in genere, però stavolta ci tenevo, dato che mi viene molte volte, mi viene aiutare, comunque fa piacere. Ok, vediamo di arrancare via tutti i ceppi, anche questi due che erano mezzi cippati e mezzi no, perché se li ricorda da una delle scorse puntate, o forse non l'avevo neanche registrata quella puntata. Ok, no, ok, perfetto. Ok, qua dovremmo averli tolti tutti. Diamo un'occhiata, ok, c'è uno lì. Dobbiamo Vorrei tanto sapere dove. Ok, meno male che in questa modalità, se no è un po' impossibile riuscire a vedere. A parte che possiamo anche andare in retromarcia, adesso qui vedete già il 720. Cosa c'ho? Una formica sulla scrivania. Vai via. Da un suo atta tastiera. Vai via. Vai via. Vai via! Vabbè, non vuole andare via. Come vedete ho 720 di Daniele, il suo era 722, ma adesso ha cambiato gestione dato che non c'è più il 722. Non so se poi preferirà il 716 o il 720. Generalmente a me il 716 non dico che non piace, ma non mi piace il fatto che abbia le ruote molto molto strette, sinceramente. Per cui niente. Ok, trinciamo gli ultimi ceppi. Beh, se devo dire la verità non mi dispiace con la mascherina così cromata, però nera secondo me mi piace di più, non so. Se poi fosse nera, perché in teoria i Fendt 724 l'hanno più scura, e qui è fatto un po' più chiara in teoria. Poi non lo so, mi sembra di ricordare che sia più scura adesso. Dato che è passato l'inverno non sono più andato a vedere Fendt, cioè non ne ho più visti in giro, per cui magari i miei colori potrebbero essere leggermente offuscati, ma comunque me la ricordavo molto più scura. No, ah, meno male che abbiamo un Fendt che riusciamo a venire via dappertutto. Quante volte mi ricordo queste scalettine qui sulla destra o anche sulla sinistra nel 2013, che prendevo gli alberi e mi ci incastravo, quante volte, quante.
Ditemi anche voi se avevate lo stesso problema. Comunque, vi faccio vedere il 7.16, eccolo qui. L'ho messo con la seminatrice da patata, avevo giusto appena iniziato. Come vedete, le ruote molto strette. Nient'altro da dire. Ok, ritorniamo sul nostro 7.20. Perfetto. E direi che per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Da Dan, Christian, che vi ha appena scritto, e questi fantastici Fend, è tutto. Ciao a tutti.